Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Signore e signori, buongiorno, buonasera, amadeusiane e amadeusiani all'ascolto. Mi raccomando, mettete like su 1-2-3 stream. Mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali All'ora di Amadeus, Quelli che Roi e il Salotto della Morte. Oggi, a parlare della sua musica, abbiamo una cantautrice e parleremo anche di questo universo femminile di cantautrici. Ecco, noi nove. Ciao, ciao Luca. Ciao, ciao, ciao. Grazie per l'invito. Senti, la prima domanda che ti faccio, la faccio a molti, non a tutti, ma a molti sì. Hai visto un treno nella sigla? Che cosa ti ispira il treno? Allora, il treno, la prima cosa che mi viene in mente è partenza, cioè io l'ho preso tantissimo in tutti i miei anni, diciamo da quando ho finito le superiori e ho iniziato a girare per fare musica, quindi è il mezzo che per eccellenza mi ricorda tutta la mia partenza, quindi dai provini ad andare in giro per suonare, a prenderlo per poi fare il conservatorio, perché poi ho fatto il conservatorio a Parma, all'inizio stavo a Genova, quindi mi spostavo, poi prima ancora a Roma. Quindi sì, è proprio l'inizio di tutto il treno, quindi Il assolutamente treno. è questo. Sì, sì, sì. E ti è mai venuto in mente di scrivere qualcosa quando eri su un treno? Guarda, sì, qualcosa è nato sul treno anni fa, quindi qualcosa che poi magari si è concretizzato in altro, però sì, devo dire che mi ispirava. Ora lo prendo molto meno, ora viaggio in macchina spesso, però è un bel mezzo per scrivere, quindi sì. Bene, bene. Senti, tu sei di Genova e stai a Milano. Che cosa ti è rimasto di Genova? Vabbè, di Genova tutto, io dico sempre che io mi sento proprio genovese al 100%, nel senso che sono andata via di casa a 19 anni, perché poi ho finito le superiori, poi sono andata a Roma per fare un'accademia di musical, poi a Parma a fare il conservatorio e poi a Milano. Però Genova per me rimane ca è casa, cioè io quando appena posso torno e di Genova ho tutto, cioè ho la musica, i cantautori genovesi, quello in primis, cioè proprio nelle vene, e poi tutto il mare, tutto, ho tutto di Genova, quindi sì. E chi è nove? E perché nove? Allora, 9 è Roberta, quindi io mi chiamo Roberta, e 9 perché 9 è il mio numero del cuore, ci sono molto legata. E quindi quando ho voluto appunto creare questo nuovo progetto e quindi staccarmi dal mio nome e il mio nome e cognome, quindi avevo voglia di provare a sperimentare con un nome d'arte, ci ho pensato tanto, è stata una scelta molto difficile, perché volevo qualcosa che fosse estremamente legato a me, ma che appunto si capisse che era un nome, diciamo, finto d'arte e non il mio nome vero, e quindi sono finita su 9, che è il numero che comunque mi ha sempre portato bene e compare sempre nella mia vita, e quindi 9. Senti, come nascono le tue canzoni? Guarda, le mie canzoni nascono principalmente piano e voce, cioè piano e voce o comunque sempre con un quadernino in mano, ecco, quello sì. A volte nascono dei pensieri, quindi magari vedo qualcosa che mi incuriosisce, anche se sono fuori casa, appunto in treno anche o in giro, e quindi prendo adesso note sul telefono. E poi però li sviluppo sempre su un quadernino e sempre con un pianoforte davanti, quindi quello è un po' la mia comfort zone. Sì, e senti,
l'ultima tua produzione, le ultime tue produzioni, come nascono? Io penso Sottovuoto, per esempio. Sì, Sottovuoto è il mio ultimissimo singolo e quello è nato, cioè è nato sempre piano e voce e poi l'ho sviluppato insieme a Zibba, prodotto appunto Sottovuoto e col quale sto collaborando per un progetto più grosso e quindi è nato così. Diciamo che c'è stato un attimo di stop, cioè dove ho scritto ma avevo bisogno di riordinare un po' le idee e poi ho avuto il piacere di conoscere Ziba e da lì è nato tutto, è nato anche Sottovuoto e poi tutto quello che verrà nei prossimi mesi. Senti, tu sei una cantautrice. Ma me lo racconti un po' questo mondo di canzoni d'autore al femminile? Perché per fortuna, rispetto alla vecchia generazione di cantautori, dove c'era Giovanna Marini, che non c'è più da poco, ma non c'erano donne. Cioè, Nada si è messa a fare la cantautrice dopo. Prima era Sì, solamente cantante. prima c'era più questa figura della donna interprete, quindi c'era la cantante donna, e ora fortunatamente non è più così, quindi nel senso c'è più libertà su questo. E quindi, boh, cosa devo dirti? Sì, è una cosa che, ma diciamo che fortunatamente ci sono anche altre mie colleghe, c'è un bellissimo mondo e sta diventando sempre più grande, quindi questa cosa mi fa veramente tanto piacere. E penso che non ci sia neanche appunto distinzione, c'è cioè una cosa che appunto il fatto di scrivere, no, di essere cantautore, cantatrice, è una cosa che hai, cioè che è un'esigenza di non cantare cose appunto di altri, che ti scrivono altri, ma di cantare quello che vivi e quello che vuoi dire, vuoi raccontare. Quindi penso sia proprio più un'esigenza, indipendentemente dal sesso, ecco. Senti, parliamo dell'importanza dei testi nelle tue canzoni. Ok, ma parte tutto, come ti dicevo, parte tutto da lì. Cioè, per me il testo è la base, è la base di tutto, il voler raccontare qualcosa, l'esigenza di volerlo fare e quindi è quello, c'è tutto ruota intorno al testo. Poi tutto l'arrangiamento, ovviamente importantissimo, ma è un vestito, c'è cioè un qualcosa che, ecco perché poi mi sono trovata così bene ultimamente con Ziba, perché lui ha questa grande capacità, secondo me, quello di vestire alla perfezione il testo e quindi riuscire ad entrarci dentro e renderlo ancora più bello questo racconto. Però parte tutto assolutamente dal testo, quindi sì. Senti, secondo te qual è il confine fra canzone e poesia? Bella domanda, sottilissimo. Quello che magari fa di più, appunto, rispetto alla poesia e alla canzone, è il fatto di avere appunto questa relazione strettissima con la musica, ovviamente. Quindi diventa musica, è una poesia in musica, mettiamola così. Però penso che la linea sia davvero sottile, cioè io quando scrivo a volte mi rendo conto che scrivo pensieri, quindi scrivo poesie praticamente, e poi ovviamente ci metto magari. Ci inizio a svilupparla col piano, con altri strumenti, e quindi diventa canzone, ma nasce come poesia. E sottovuoto può essere considerata anche una poesia presa a sé il testo. Secondo me sì, perché anche quella è nata proprio come uno sfogo, un pensiero, quindi è nata come poesia, e poi da lì abbiamo sviluppato sopra tutto il resto. Quindi sì. E che cos'è la libertà per un cantautore, per una cantautrice? Beh, la libertà è tantissimo, cioè il fatto di non mettersi, tra virgolette, limiti, no? Il fatto di uscire anche un po' da quello che ascoltiamo, magari io sono in primis una che ascolta radio e quindi non è una critica, ma nel senso essere liberi di esprimersi, secondo me è fondamentale.
non per forza seguire una strada, no? Quello che ascoltiamo, ma essere liberi di raccontare ciò che si vuole e come si vuole. Quindi sì, importante. E chi sono i tuoi riferimenti del passato? Vabbè, allora, io sono cresciuta ascoltando in macchina Gino Paoli. Gino Paoli è stato per me un grandissimo, cioè, ma ancora oggi, cioè, magari ce l'ho meno come ascolti, cioè non lo ascolto tutti i giorni, però se mi dici del passato, il primo che mi viene in mente è lui, assolutamente. E del passato più recente? O del passato più recente, beh, scena attuale o passato? Passato, facciamo tutte e due. Facciamo gli step. Allora, Gino Paoli, scena attuale mi piace tanto, tipo Levante, attualmente è una cantatrice che stimo molto. Passato più recente, che mi viene in mente adesso? In realtà poi ce ne sono tanti, poi la fatidica domanda, quando chiedi questo poi si annebbia il cervello. Chi ti potrei dire? Vabbè, Nicolò Fabi, ecco. Il gruppo di Nicolò Fabi, Max Gazzè. Con la scena lì, ecco, Nicolò Fabi, sì, ti potrei dire lui, ma come quando ero piccola ho ascoltato anche tanto, che poi era anche il, diciamo, periodo anche Alex Britti, quindi anche lui come cantautore ce l'ho avuto, ecco. Quindi sì, forse anche la scena lì un pochino. Sì. Senti, è giusto ricordarlo, chi sono i tuoi collaboratori? Attualmente sto appunto collaborando con Ziba, quindi con lui, e poi appunto ufficio stampa, eccetera. Però diciamo che stretto attualmente è lui con cui collaboro come autore e produzione, quindi tutta questa parte qua. Senti, progetti per il futuro? Guarda, progetti per il futuro, vabbè, imminenti, qualche live in giro, quindi tipo adesso, settimana prossima, fine settimana. E poi comunque stiamo lavorando al disco, quindi ci sarà un disco, quindi prossimo singolo dopo l'estate, e poi disco entro, si spera, alla fine dell'anno. Ora vediamo come riusciamo a incastrare tutto, però c'è questo in programma. Bene, vuoi ricordare in chiusura i tuoi social? Va bene, grazie. Allora, su Instagram mi trovate come 9.music, scritto tutto in lettere con il punto, e su Facebook 9.musica, e oppure su Spotify, insomma, in giro, così. Bene, bene. Noi ringraziamo 9 per essere stata con noi. Grazie a te. E alla prossima occasione. Grazie mille, ciao. Sigla. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.